Buongiorno fanciulle e benvenuti in un nuovo video. Stamattina mi sono svegliata col pensiero dicendo cosa posso condividere oggi con le mie fanciulle. E poi pensandoci ho detto, cavolo, in effetti chi mi segue da tanto mi ha già detto più volte non fai il video dei preferiti, ci avevi dato tanti consigli, potresti ricominciare a fare il video dei preferiti. E allora questa mattina ho deciso di fare il video dei preferiti. Allora, innanzitutto io mi bevo questo caffè. Il video dei preferiti l'ho pensato in questo modo, di farlo una volta facevo i preferiti del mese e mettevo tutto. Invece mi sono accorta che preferisco farlo magari un po' meno, cioè non farlo tutti i mesi, ma farlo con prodotti comunque testati a lungo. E preferisco farlo diviso in due parti, cioè una volta facevo tutti i miei preferiti insieme, casa, make-up, e diventava un po' confusionario, quindi ho pensato di farlo diviso in due parti. Oggi facciamo la parte riguardante la pulizia della casa e magari se vi va, poi se vi interessa, pensavo di fare, infatti questa mattina ho un rossetto, che cosa che io in casa non ho mai, perché stavo pensando appunto magari di domani di girare un video per quanto riguarda il make-up. O comunque prodotti per la pulizia e cura del corpo. E allora, adesso io direi che possiamo iniziare. Mi bevo il caffè e iniziamo. Voglio iniziare da lui. Ace gentile, o lei. Vabbè, candeggina delicata. Io ho sempre avuto il terrore e ne voglio parlare con voi perché sono sicura che come me c'è qualcuno che non la utilizza per il terrore di rovinare i capi. È successo questo. Io non so se l'avete visto nei miei video, ma ne ho in programma di fare un altro. Utilizzo spesso i cashback, quindi acquisto dei prodotti che poi mi vengono totalmente rimborsati. Ace qualche mese fa ha appunto fatto un cashback, quindi se compravi determinati prodotti ti venivano totalmente rimborsati, quindi l'ho preso gratis. Me ne sono follemente innamorata, non l'ho mai più lasciato, adesso lo compro ogni volta che scendo da Tigotà. Ha un profumo, ragazzi, che mi piace da morire, da morire. Ha proprio l'idea, cioè proprio profumo e igienizzato, non so, cioè mi piace tantissimo. E lo utili ne ho due. Sempre aperti, uno lo lascio di sotto dove ho la lavatrice e ne metto sempre un bicchierino in lavatrice. Io ce lo metto sempre, quando serve, quando ce lo metto sempre, ormai deciso, perché ho capito che non rovina i capi, quindi comunque scusate perché c'è una luce terribile qua, ma perché ho tutto aperto, quindi c'è sole che arriva da tutte, sole virgola, ma c'è luce che arriva da tutte le parti. Parentesi. Ora che io avevo il terrore che sì, ok, c'è scritto gentile, sì, ok, va bene per i colorati, ma avevo il terrore macchiasse e invece no, ed è fantastico perché ha un profumo buonissimo. Inoltre lo utilizzo una confezione, la lascio qua aperta nello sgabuzzino in casa perché io quando ho finito di fare le pulizie utilizzo una bacinella, metto tutti gli stracci e lavo, sciacquo, o comunque metto in ammollo prima di infilarli magari in lavatrice insieme ai tappeti, eccetera, e ci metto un bicchierino di questo e io lo adoro, cioè ma lo adoro. Poi fa tutta quella schiumetta che ti dà proprio l'idea di igienizzato. Allora, per quanto riguarda i panni, visto che abbiamo nominato i panni, non era mia intenzione farveli vedere perché sono sempre gli stessi. Alcune cose purtroppo chi ha visto i miei precedenti preferiti sono sempre le stesse. E io utilizzo questi qua che posso prendere da Lidl, dallo Spin, non mi ricordo, ma sono sempre i soliti. Sono quei panni che sono tutti colorati, diciamo. E mi piace la cosa che siano tutti colorati perché appunto riesco uno ad utilizzarlo per il WC, uno per il bagno, uno per la polvere, uno quello fucsia lo uso per la polvere, quello azzurro lo uso per i vetri e quello lilla non lo so per cosa lo uso, ma comunque ogni colore lo uso. Lo riesco a definire, diciamo, no? Quando apro un pacchetto tendenzialmente, comunque dopo un po' si buttano e si ricomprano, non hanno questa spesa eccessiva. Però quando li ho finito di pulire tutta casa, li metto a bagno in una bacinella insieme ad Ace Gentile e poi li sciacquo e tornano profumati come prima. Sempre per quanto riguarda Ace, appunto il cashback, in omaggio, no, col cashback, quindi mi è stato rimborsato questo.
e un altro prodotto di cui mi sono innamorata, ovvero Ace sgrassatore. Io non sono un amante degli sgrassatori, anzi, erano anni che in casa mia non entrava uno sgrassatore, anni, perché principalmente non li uso. Questo me ne sono innamorata. L'ho preso appunto perché era in questa cashback, quindi ho detto vabbè, è gratis, proviamolo, me ne sono innamorata. E anche di questo, come l'Ace Gentile, ne ho due confezioni, una sopra e una nel piano di sotto, perché al piano di sotto la utilizzo in lavatrice, cioè nelle divise di mio marito, che tendono comunque ad avere macchie un po' più ostinate, io ce ne ho spruzzo prima di infilare in lavatrice. Non credo che sia una cosa, consigliata. No, perché in effetti c'è scritto spruzzare sulla superficie e sciacquare, quindi è da utilizzare in casa. O comunque qua vedo fornelli, ruote, eccetera. L'ho utilizzato anche per lavare la macchina, è vero, per utilizzare i cerchioni della macchina. Io lo utilizzo anche sui vestiti e vengono perfetti. E lo utilizzo anche spesso sul lavandino. In cucina, sul piano cottura, no, perché utilizzo questo qua. Io tendenzialmente il piano cottura lo pulisco con lo svelto, acqua e svelto, e mi rimane lucidissimo. Quando invece devo far veloce, che magari sto cucinando ma ho una passata veloce, utilizzo il Rio Melaceto, che mi piace tantissimo e lo adoro. È uscito questo qua, adesso non mi ricordo perché ne ho due, ma in realtà sono uguali, e credo tra l'altro di averli presi tutti e due all'Eurospin. Confermatemelo, non ricordo, penso solo abbia cambiato fra virgolette la marca, e sono la coppia di Rio Melaceto. Questi io non li consiglio, non li metto nei miei preferiti, perché rispetto al Rio Melaceto, l'originale, non sgrassano tantissimo e, almeno a mio avviso, preferisco il Rio Melaceto, e questi qua sanno più di mela che di aceto, mentre Rio Melaceto sa un po' di più di aceto, e a me l'aceto mi dà l'idea di pulito. Questi sanno più di mela, quindi sì, hanno un buon profumo, ma non mi danno l'idea di sgrassare. Ormai li avevo acquistati per provarli, li finisco, però non li ricomprerei. Ecco, questi, per carità, per il prezzo che hanno, ok, però, cioè, va bene. Non so come spiegare. Ad esempio, sul tavolo finito di mangiare, che non è sporco, però comunque la passata ce la dai, va benissimo, ma per pulire veramente, sgrassare veramente, no. Allora consiglio o un Ace, tra l'altro c'è questo, ma ce ne sono tanti altri, un paio, ce ne sono 3 o 4, ecco, diversi, oppure Rio Melaceto. Questo non lo consiglio. Procediamo. Prima di passare ad altro, direi di terminare con questo che va benissimo anche per la cucina e io lo stra adoro, e sicuramente era già nei miei vecchi video dei preferiti. La luce sta sempre più peggiorando, vedo, e anche l'audio, secondo me, perché ho tutte le finestre chiuse perché fa freddo, però portate pazienza. Allora, questa è la crema di Cif con microcristalli, rimuove lo sporco al 100% pulito brillante, io lo adoro. Si può utilizzare sia in cucina che in bagno, ma io principalmente lo utilizzo, infatti è tutto sporco, ha il beccuccio molto piccolo, lo utilizzo per pulire, le fughe principalmente. O comunque va bene un po' per tutto, nel senso che, va bene, io spesso lo utilizzo sui fornelli oppure sul lavello, va bene. Ad esempio, io a volte lo passo anche sui muri dove ho la pittura bianca, dove magari ci sono delle macchie, lo utilizzo per pulire le scarpe, quelle da ginnastica bianche, lo utilizzo un po' per tutto. Cioè questo, quando c'è qualche macchia un po' più ostinata, ma soprattutto, vi dico, per le fughe. Tanti consigliano il Vichinet perché ha la candeggina, ha il beccuccio comodo per portarlo, per fare le fughe, e io l'ho provato perché sapete che io testo un po' tutto quello che trovo su internet, online, tutti i consigli. Io prima di consigliarli a voi li testo io. Non mi sono trovata bene col Vichinet come con il Cif. Questo sbianca veramente tanto. Quindi per fare le fughe lo stra adoro e lo stra consiglio. Ora passiamo direi alla parte magari un po' più bagno. Allora, per quanto riguarda il bagno, già che abbiamo parlato di vicinette, vi parlo di loro.
Loro lo metto sempre nei miei video dei preferiti perché magari qualcuno se l'è perso e invece quelli che non se lo sono perso e l'hanno acquistato mi dicono grazie. Quindi sono fiera di loro perché io li amo. Cioè, adesso questa confezione è chiusa, ma la apriamo insieme. Sono delle bustine. Premere, c'è scritto. Ok, sono delle bustine da infilare nel WC. La si apre, dentro c'è una polverina che assolutamente fatelo da distante perché se la aspirate veramente è mortale, credo. È un disincrostante in polvere, quindi dentro c'è questa polverina, la mettete nel WC, la lasciate agire, lei farà tutta la sua bella schiuma. Poi io passo lo spazzolino e gratto. Vedete qua c'è anche l'immagine, cerco di farvela vedere se ci riesco. Pulisco bene con lo spazzolino, tiro l'acqua. Qua dice di lasciare agire 15 minuti. Per uno sporco ostinato, lasciare agire anche 2 ore. Io lo metto il sabato mattina, cioè sabato mattina, quando faccio le pulizie, ma le pulizie grosse le faccio principalmente sabato mattina, per questo mi viene a dire sabato mattina. Quando inizio a fare le pulizie, come prima cosa spruzzo i prodotti nella vasca, nella doccia, nel lavandino, metto questa nel WC. Poi mi faccio due cosine, che ne so, cambio le lenzuola piuttosto che mi pulisco la camera. Quando vado a pulire il bagno con lo spazzolino lo faccio andare un po', lo pulisco bene, poi tiro l'acqua e rimane fantastico. Mi sta suonando il telefono, vi lascio. Era una telefonata di lavoro, quindi non potevo non rispondere. Quindi questo stra consigliato. Non capisco se. Scusate, era una telefonata di lavoro, non potevo rispondere. Nel frattempo che ero al telefono ho anche preparato il pranzo, quindi ho messo su un po' di verdura, ho tagliato una cipolla, mi sono fatta un pianto, quindi un po' di trucco sbavato. Dicevamo, questo straconsigliato assolutamente, bisogna averlo. Se non l'avete, io lo acquisto da Ticotà. Sono due, contiamole perché non lo so, 1, 2, 3, 4 bustine. Quindi se lo usate, se non è estremamente incrostato il vostro WC, potete usarne tranquillamente una alla settimana, costa 2,50 euro all'incirca, non di più. Io quando lo trovo in offerta faccio la scorta, ne utilizzo sì uno o due a settimana, ma perché mi piace tantissimo. No, passiamo, rimaniamo in zona bagno. Io ho scoperto questo prodotto, tra l'altro l'ho già iniziato a consigliare alle mie amiche. L'avevo acquistato l'anno scorso, sempre con la questione sconto omaggio, cashback, quindi completamente rimborsato. Ne avevo preso una scatola. Adesso non so dirvi se ce n'erano 6, 10 dentro. Ne avevo preso una scatola. L'avevo lasciato in magazzino e me ne ero completamente dimenticata. L'altro giorno, visto che sono a casa, ne ho approfittato, ho messo un po' a posto e mi è tornato tra le mani. Ho detto: ma sta scatola. E ho iniziato ad usarlo. Faccio fatica a trovare un prodotto per il bagno, per i sanitari, che mi piaccia particolarmente. Forse l'ho trovato, cioè mi sono innamorata. Ci sono delle altre marche, non vorrei, non so come dire. C'è una marca molto famosa che tutti mi consigliate, a me non piace. Questa è un Mastro Lindo spray con candeggina, rimozione macchie difficili, igienizzante e al profumo di eucalipto. È buonissimo, mi sono innamorata. Sbianca, pulisce, igienizza e lo straconsiglio. Cioè, adesso, infatti, questo è già finito, cioè ce n'è pochissimo dentro e l'ho già iniziato a consigliare anche le mie amiche, assolutamente. Quindi questo sì, prodotto per il bagno, top. Poi, a questo punto passiamo ai pavimenti. Io per i pavimenti ormai e non solo, anche per i mobili, utilizzo lei, che è la ammoniaca di Rio Casa Mia, e la adoro. È ammoniaca profumata, quindi non ha quel forte odore che ha tendenzialmente l'ammoniaca. Lo utilizzo sia per i pavimenti sia per i mobili, cioè in una bacinella metto dell'acqua con l'ammoniaca perché ha una forte. È un forte sgrassatore. Qua dice di versare direttamente su un panno umido e passare per le superfici.
e versare mezzo bicchiere in un secchio da 5 litri per i pavimenti. Io, esatto, nel mocio ne metto un pochino e lo metto anche nella bacinella dell'acqua per pulire poi con i miei straccetti, i mobili. E la stra consiglio, perché comunque ha una forte potere sgrassante, non mi vengono le parole, e mi trovo davvero bene. La utilizzavo anche per i vetri, ma lasciamo perdere i vetri che ne parliamo dopo. Se come me preferite un altro tipo di profumo, io aggiungo qualche goccia di questo, che è un altro dei miei prodotti preferiti. Ed è Capricci, questo è l'Argan, ma c'è anche originale, vaniglia, muschio bianco e lo compro al Eurospin. Questo prodotto è un profumatore per, appunto, per la biancheria e per la casa. Quindi cosa vuol dire? Che si può mettere nel secchio dell'acqua quando si lava il pavimento, si può mettere nella lavatrice quando si fa un lavaggio della lavatrice e ha un profumo buonissimo. Per quanto riguarda i profumi, io adoro Argan e originale, anche se chi mi conosce sa che io utilizzo sempre la vaniglia non lo sento troppo forte. Questo qua invece mi piace come profumo molto, lo utilizzo appunto sia per quando pulisco i mobili, sia per quando pulisco i pavimenti, sia nella lavatrice. E ragazzi, qualità prezzo top. L'altro giorno stavo parlando con una mia amica, che sa che sono patita di Lenor. Non l'ho messo tra i miei preferiti per questo motivo. Secondo me ha perso negli anni. Io ho sempre utilizzato Lenor Vaniglia. Però c'è stato un periodo che dicevo: ma questa lavatrice di solito quando la apri profuma, quando stendi, senti il profumo. Era già qualche mese che non sentivo il profumo. E allora ho smesso di utilizzare Lenor. Ho comprato Coccolino Favoloso e già sentivo un po' di più l'odore. Però poi sono tornata a lui, cioè ormai non lo utilizzo neanche più l'ammorbidente, un po' perché comunque io ho già problemi di irritazione della pelle, ho la pelle sensibile, soffro di orticaria, quindi l'ammorbidente non è consigliato. Metto 3 gocce di lui e il profumo, cioè voi aprite le finestre e sentite, avete la stesa, sentite il profumo che vi entra in casa, è fantastico, quindi preferisco usare qualche goccia di lui piuttosto che l'ammorbidente. Detto questo, parlavamo di vetri. Io di vetri utilizzavo questo, me l'avete visto anche nel video, non avete visto questo, ma lo spruzzino perché questo è puro, va diluito in acqua, quando ho fatto il video del cambio di armadio, perché è alcol alla vaniglia. Come vi dicevo, io adoro il profumo di vaniglia, sia per me utilizzo un profumo alla vaniglia, sia per la casa. Questo mi piace tantissimo per pulire i vetri, anche solo gli armadi, appunto l'interno li ho fatti con lui. Allora, so che lo potete acquistare su Amazon, io l'ho acquisto in Francia perché sono vicina alla Francia e non è facile. Tra l'altro, in alcuni supermercati costa anche carissimo, online forse costa anche abbastanza caro, invece al Carrefour francese costa un paio di euro. Questo ad esempio è 1 litro, ma è ancora pieno perché ce ne va veramente pochissimo diluito nell'acqua. E mi trovo benissimo anche, ed è semplicemente alcol. Alcol al 70% al profumo di vaniglia. Questo diluito nell'acqua per fare i mobili o i vetri o gli specchi mi sono sempre trovata molto bene perché comunque lascia quel profumo, ok. Però capisco che è difficilmente reperibile, ma per i vetri. E qua arriviamo all'ultimo prodotto che vi mostro oggi perché è il mio preferito dell'anno, forse della vita. E ringrazierò sempre mia cognata per avermelo fatto scoprire perché, come avrete visto in precedenti video, io odio lavare i vetri. È una cosa che ho sempre odiato perché mi sono sempre rimasti o macchiati o allonati. Ho sempre detestato lavare i vetri. Ultimamente li lavavo con lo svelto perché, appunto, nelle varie. Su TikTok, su YouTube ho visto tanta gente che li lavava con lo svelto, vero, vengono puliti, cioè bisogna però insaponare la spugna, passarlo sul vetro, quindi viene fuori molta schiuma, sciacquare con un altro panno e asciugare con un panno di cotone bianco. Dicevo, con lo svelto bisogna però insaponare, quindi utilizzare una spugna, insaponare il vetro.
Fa molta schiuma, sciacquarlo quindi con un'altra spugna e poi asciugarlo con un panno di cotone bianco non lavato con ammorbidente. Quindi sono comunque tre passaggi da fare. Lo si può fare perché escono molto bene i vetri, non escono allonati, vengono sgrassati, si può fare. L'ho fatto, ma non è una cosa che si può fare quotidianamente. Quindi parlo soprattutto a chi, io non ho figli, ma ho un nipote di 3 anni che utilizza le sue manate per aprire i vetri e soprattutto le porte e finestre. Quindi parlo soprattutto a chi ha gente, alla gente che ha bambini in casa, che magari si ritrova a dover lavare i vetri un giorno sì e l'altro pure. Ho trovato la soluzione per voi, cioè se non lo avete dovete assolutamente comprarlo ed è Ajax con ammoniaca. Una passata, un pezzo di Scottex, una passata e il vetro è pulito, lucido, cioè brillante e senza aloni. E lui è il mio prodotto dell'anno, ragazzi. Cioè, proprio amo, amo. Io che odiavo lavare lo specchio del bagno perché veramente lo specchio del bagno è una di quelle cose che lavo praticamente quotidianamente perché ho il sapone, ho il dentifricio, io ho lo specchio molto grosso, quindi fa presto a sporcarsi. E ogni giorno dicevo a mio marito: ti prego, fallo tu perché io odio. Cioè, mi rimanevano sempre gli aloni, poi accendevo la luce, vedevo l'alone, odiavo. Ora lo faccio tutti i giorni, anche più volte al giorno, perché amo. Tra l'altro, questo è tipo già il terzo che ho comprato negli ultimi 3 mesi, penso. Perché tutti i giorni lavo o i vetri o gli specchi, perché alla prima alonata, prima macchietta che vedo, prendo e pulisco. Quindi ragazzi, questo Ajax Crystal vetri con ammoniaca lo dovete assolutamente avere, perché è stra consigliato. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto questo video dei preferiti. Ovviamente è tutto in base alla mia opinione personale, sono prodotti che io testo personalmente. Se avete dei consigli, come sempre, iscrivetevi al canale e scrivetemi un messaggio se magari avete dei prodotti che utilizzate piuttosto che metodi che utilizzate da consigliare e io sarò molto felice di condividerlo con voi. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video.